te l'ha fatta vincere lui. Incredibile, te l'ha fatta vincere Tijani Noslin, che entra in campo all'88esimo come ad Amburgo, ma questa volta non ci va di gomito, ma ci va di piede e ti segna il gol che alla fine fa la differenza. Che quanto è strano il calcio, quanto è bello il calcio, che riesce a sorprenderti in qualsiasi momento, nel bene o nel male. Il riscatto di Noslin, l'uomo dei pochi secondi, e qui mi permetto di fare una citazione che ho letto nel gruppo WhatsApp per i Jazz Lazio da parte di Rollino, che saluto: l'uomo dei pochi secondi, nel bene o nel male. Ragazzi, innanzitutto vi saluto. Bentornati, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di Torino-Lazio. La Lazio vince la seconda trasferta di fila segnando 3 gol, ma soprattutto vince sul campo della capolista. Perché il Torino era la capolista all'inizio di questa giornata di campionato e tu l'hai messi sotto. Io devo fare i complimenti a questa squadra, perché la Lazio a larghi tratti ha messo sotto un Torino che fino a poco fa era definita da tutti come la sorpresa del campionato. Grande Lazio. Io sono veramente contento, e sono veramente contento che si sia sbloccato Noslin e che ti abbia fatto vincere la partita, perché questo ti ha fatto vincere la partita. Pazzesco, veramente pazzesco. Io non so neanche da dove cominciare. Cioè, la Lazio gioca una partita, una bella partita, una partita di grinta, una partita di sacrificio, partita sontuosa dei due centrali di centrocampo. Rovella e Guendouzi hanno fatto una partita monumentale, monumentale. Io, guarda, per me sono i migliori in campo, insieme a Tavares, che però ha giocato 55 minuti, 60 minuti. Loro invece hanno giocato 90 e passa minuti e non hanno sbagliato niente, forse ad eccezione di Rovella, che è stato protagonista di quella svirgolata nell'area di rigore nel primo tempo, se non sbaglio, che poi è la stessa roba che ha portato al gol del Venezia alla prima di campionato. Però ad eccezione di quella piccola sbavatura che fortunatamente non ha pesato, Rovella, ragazzi, ha giocato una partita importante. Esattamente come lo stesso Guendouzi, che ad un certo punto aveva messo in porta Castellanos con un passaggio verticale. E Castellanos forse oggi è una delle poche note stonate della Lazio, perché Castellanos si mangia 2 gol davanti alla porta, pesa tanto soprattutto il primo, perché poi dopo 2 minuti ti segnano loro con Adams il gol del 2-1. Castellanos ha la palla per chiudere la partita al 65esimo e giocare gli ultimi 25 minuti un po' più tranquilli, un po' più spensierati. Invece si fa ipnotizzare dal portiere di riserva, che non mi ricordo come si chiama, e poi sbaglia, diciamo che sciupa anche l'occasione del possibile 3-1, sempre davanti al portiere, facendosi recuperare dal difensore. E lì però un po' lo giustifico, perché era visivamente stanco, gli ultimi 15-20 minuti non ce la faceva più Castellanos. Io infatti avrei tolto Castellanos invece di togliere Dia a metà secondo tempo, perché secondo me Diane ha di più. Castellanos veniva da un infortunio, quindi secondo me, ecco, farlo giocare tutti e 90 minuti o quasi, non lo so, non è una scelta che mi ha particolarmente convinto. Però per il resto Baroni è riuscito ad azzeccare tutto questa volta. Baroni è riuscito ad azzeccare tutto, è riuscito ad azzeccare anche l'aver messo in campo Vesino, che poi è protagonista dell'azione del gol del 3-1 di Noslin. È lui che fa l'assist all'olandese. Il cambio di Chauná non è stato sbagliato, è semplicemente che Chauná è l'altra nota negativa della partita, insieme a Castellanos. È l'altra nota negativa. Non lo so, mi dispiace che Chauná sia il giovane più promettente che hai preso, ma quello che comunque fatica ad ingranare. Ecco, è questo quello che ci dice il campo a oggi. Ma parliamo degli aspetti positivi. Partita importante anche dei due centrali di difesa, Romagnoli e Ghila,
Si vede che Romagnoli si trova molto più a suo agio accanto a Ghila piuttosto che accanto agli altri centrali di difesa, incluso Patrick. Oggi ha giocato bene Romagnoli. È stata la prima partita veramente positiva giocata dal difensore italiano in questo inizio di stagione. E la cosa mi rende molto felice. Ghila ha dominato su tutti i palloni, nonostante avesse dei clienti molto scomodi, perché Zapata, un po' meno Sanabria, un po' di più Adams, che è giocatore vero. Adams è giocatore vero, ha fatto veramente un bel gol. Bene che Vanoli lo abbia messo soltanto nel secondo tempo, perché quello è un giocatore che ci avrebbe dato fastidio anche nel primo tempo, più di quanto non abbia fatto il povero Sanabria. E di Tavares è inutile anche parlare. Ennesimo assist di questo inizio di stagione. La differenza tra Tavares e Lazzari è che tutti e due arrivano spesso e volentieri sul fondo. Tavares ci arriva con un po' più di qualità, ok? Non soltanto con la corsa, ma anche proprio con la qualità e con la logica. Arrivano fino in fondo. Lazzari però poi crossa alla cieca. Tavares invece la mette in mezzo sempre con logica. Cioè alza la testa e sceglie dove metterla. Lazzari non sceglie mai dove metterla, lo fa sempre a casaccio, e questa è la differenza proprio di categorie tra i due giocatori. Non sto dicendo che Lazzari abbia fatto una brutta partita, ha fatto una partita nella media, ok, senza infamia e senza lode, però questo secondo me riassume un po' le differenze, tra la differenza principale tra i due. Tavares è giocatore veramente di livello, ma io l'ho detto in tempi non sospetti che per me gli unici due acquisti veramente di livello che ha fatto la Lazio sono Tavares e Dia. Infatti Dia segna anche oggi, giocatore straordinario, nonostante non è che sia stato sempre dentro la partita, però gli capita una palla gol e te la mette con precisione, segna un gol importante, cioè è un giocatore che ormai non sorprende più e non deve sorprendere più. Io sono innamorato perso di Dia calcisticamente parlando. Ripeto, oggi non è che si è fatto vedere più di tanto. La Lazio ha faticato a far arrivare palla a Dia e Castellanos, soprattutto nel primo tempo. Però gli capita la palla gol dentro, diciamo al limite dell'area piccola, e la butta dentro. Questo è Dia. Al contrario invece di Castellanos, che sotto porta continua a lasciare molto a desiderare. Ma anche questo non lo scopriamo oggi, ripeto, Castellanos avrebbe potuto mettere il timbro sulla partita e chiudere i conti già al 65esimo, invece abbiamo sofferto fino alla fine. Vabbè, lasciamo stare Coco che si inventa il gol della domenica, tanto per cambiare, tanto anche lì la partita era chiusa, arriva Coco che si trasforma nel brasiliano anni 60, anche la capigliatura da brasiliano anni 60, e la mette sotto all'incrocio in mezza rovesciata. Lasciamo perdere, perché tanto noi siamo così, ce l'abbiamo proprio nel DNA la sfiga. Però alla fine te la decide Noslin. Grazie ad un possesso palla che è stato molto ragionato, è stato molto lucido. La Lazio è rimasta lucida fino alla fine, e questa è una cosa che mi ha molto impressionato. Ripeto, Baroni sta lavorando bene, l'ho detto anche nel video dell'altro ieri. A me la Lazio mi sembra in costante crescita, mi sembra una squadra in costante crescita, che ha ancora dei limiti, ma come è normale che sia, perché è una squadra nuova con un nuovo allenatore per un nuovo progetto, e quindi è normale che ci siano ancora dei limiti, ok? Basti guardare il primo gol, hai lasciato fare tutto a Ilic, non l'hai fermato, Ilic l'ha messa in mezzo e Adams poi è riuscito a trovare il gran gol. Però lì è oggettivamente colpa di tutta la squadra, ecco, della mancanza di compattezza della squadra. Quindi alcune cose vanno sistemate. A me dispiace che non ci sia ancora tra Isaksen e Chaunà l'esterno destro che può farti la differenza come fa dall'altra parte Zaccagni, ok? Sono tutti e due giovani, ancora molto acerbi. Oggi Isaksen propizia il gol del 2-0, quindi molto bene, ma molto bene solo in quell'occasione. Per il resto ha sbagliato tanto Isaksen. Quindi ci sono delle cose che possono essere sistemate, ma Baroni sta lavorando bene, la Lazio sta lavorando bene, e sicuramente ne parleremo meglio anche nei prossimi giorni. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, ragazzi. Forza Lazio, sempre e per sempre. Dai!